ragazzi, io sono Andrea, questa è la mia New York, qui siamo tra la 42esima e Broadway, nel pieno di Times Square. Perché siamo qui tra 42esima e Broadway? Perché questo anni fa veniva chiamato The Deuce. Che cos'è The Deuce? Era il quartiere a luci rosse, era il Red Light District di New York, la HBO, famosa televisione newyorkese che sta a pochi isolati da qui, ha dedicato uno show molto bello, uno show televisivo chiamato appunto The Deuce, l'angolo dove iniziava il quartiere a luci rosse. Prima di Disneyland, prima che diventasse un posto per turisti, come vedete con i vostri occhi, questo era il regno dei cinema a luci rosse, era il regno delle prostitute, era il regno dei famosi peep shop. Peep shop? No, lo so che suona strano, ma credo che proprio l'etimologia della parola che assona con peep in italiano venga da questo fatto. I peep shop erano questi luoghi dove le persone si incontravano per incontri di sesso occasionali mentre guardavano dei film porno, sia eterosessuali che omosessuali spesso andavano in questi peep shop. E questa zona chiamata appunto The Deuce tra la 42esima e Broadway ne era pieno. Times Square è diventata quello che vedete ora, da poco è diventata quello che vedete ora a partire da Rudolph Giuliani 1994. Ha tolto tutte le prostitute, ha tolto tutti i cinema a luce rosse, i papponi che popolavano quest'area, ed è diventata questo che vedete ora, è diventata Disneyland, pieno di luci, pieno di turisti, ma i veri newyorkesi la odiano, nessuno la riconosce più come la vera New York, tant'è che hanno creato un verbo apposito per questa zona che si chiama Disneyfied. Disneyfied vuol dire un quartiere che diventa come Disney. Qui prostitute, droga, armi, ora non ci sono più, però c'è H&M, ragazzi, c'è il consumismo, ci sono le luci. Ma questo non era Times Square. Questa è la mia New York, ragazzi, vi voglio raccontare un po' Times Square prima di Disneyland, The Deuce, la zona del quartiere a luci rosse, che era caratteristico della città, molti turisti andavano, un po' come accade ad Amsterdam. Qui c'era un quartiere a luci rosse, la zona delle prostitute, la zona dei cinema. Vi ricordate il bellissimo film di Martin Scorsese, Taxi Driver? Ecco, ambientato proprio in questa Times Square, nella Times Square degli anni 70, nella quale appunto era pieno di prostitute. Vi ricordate il grande De Niro che a un certo punto interviene, fa una strage per difendere la prostituta minorenne che era tipica di questa zona. Soprattutto c'era un'area che veniva chiamata Minnesota Street. Perché Minnesota? Perché tutte le prostitute che c'erano erano giovani, bianche, bionde, come appunto le ragazze del Minnesota. Minnesota, che è uno stato degli Stati Uniti, popolato soprattutto da persone che discendono dagli svedesi e dai norvegesi. Quindi Minnesota Street era famosa perché era pieno di prostitute giovani, quindi sotto i 18 anni, prostitute giovani, belle, bianchissime, bionde, prostitute appunto come quella di Taxi Driver, salvata dal grandissimo De Niro nel capolavoro di Martin Scorsese. Ora Times Square è questo. Prima Times Square era un bordello a cielo aperto, un bordello sotto le stelle. Scegliete voi se preferite Disneyland o se preferite la realtà. Tutti i newyorkesi preferiscono Times Square come era prima. Non c'è nessun newyorkese che vi dirà che preferiscono la Times Square odierna. Times Square odierna, che è popolata esclusivamente da turisti, nella quale i veri newyorkesi non mettono piede. Vedete, ci sono luci. Un tempo qui c'erano prostitute che adescavano i clienti, c'erano cinema porno, c'erano locali gay e quant'altro. Se volete rivedere questa New York che va appunto dagli anni 50 fino praticamente alla fine degli anni 80, metà degli anni 90, appunto fino a che Rudolph Giuliani non ha reso questa città una città per persone benestanti, ricche. Rudolph Giuliani, sindaco di chiare origini italiane, nello specifico la sua famiglia originaria di Cosenza, è stato colui che ha cambiato per sempre New York e l'ha fatta diventare una città più sicura,
forse più agevole per i turisti, ma di certo non è più la New York di un tempo. Ci sono persone che cercano di vendere CD. Quando verrete qui in vacanza, evitate di fermarvi, sono persone che vogliono semplicemente truffarvi. Quindi se cercano di vendere dei CD qui per strada, vicino Times Square, evitate. Rudolf Giuliani ha fatto diventare New York una città per ricchi, una città per la sua classe sociale, ovvero l'alta borghesia, ed è iniziato quel processo irreversibile di disneyficazione che ha fatto sì che il quartiere a luci rosse chiudesse e diventasse un posto pieno di negozi. Addirittura dove c'è il negozio della Disney c'era proprio un peep shop, cioè un posto dove le persone si incontravano per sesso occasionale. The Deuce, immortala questa New York, vi consiglio di vederla, bellissima serie TV HBO, televisione che sta avanti, televisione che ha prodotto anche Sex and the City, che ha prodotto i Sopranos, alcuni degli show migliori. Vi porto a fare una passeggiata dove un tempo regnava lo spaccio dell'eroina e della droga ed ora invece regna il consumismo più assoluto. Io sono Andrea, questa è la mia New York, uno storytelling, un modo di raccontare la New York diversamente rispetto a come la si racconta di solito. Vedete, qui a partire dagli anni 50 era la zona dove spacciavano l'eroina, più avanti invece era la zona dove c'erano le prime prostitute, verso la sinistra invece era la cosiddetta Minnesota Street, come vi ripeto, dove appunto hanno ambientato la bellissima scena di Taxi Driver. I newyorkesi cercano sempre di evitare questa zona, ma era giusto dedicare un episodio alla Tidus tra 42esima e Broadway. Come ho spiegato nell'episodio precedente, Broadway è il nome della avenue dove ci sono gran parte dei teatri, per questo viene chiamato appunto Broadway, ma in realtà questa avenue prosegue, arriva verso nord, addirittura prosegue e continua nel Bronx, e verso sud arriva fino al toro di Wall Street. Vedete, qui c'è la famosa stazione aperta nel 1904. È stato proprio il 1904 l'anno nel cui hanno ribattezzato Longacre Square, l'hanno ribattezzata Times Square. Perché l'hanno ribattezzata Times Square? Perché il New York Times, famosissimo giornale americano, famosissimo giornale newyorkese, ha deciso di aprire la sua sede proprio qui. Quindi di conseguenza Longacre Square, che all'epoca era un posto dove per lo più passavano carrozze e cavalli, nel 1904 diventa la piazza che tutti conoscono, vero e proprio centro del sogno americano, vero e proprio centro di New York, Times Square, la piazza del New York Times. Vedete? Questa è la metropolitana. Io sono Andrea, questa è la mia New York. Ragazzi, vi ricordo che se volete recuperare tutti gli episodi precedenti potete andare sul mio canale YouTube Andrea Careri e vedere tutti gli episodi precedenti. Ho vissuto qui perlomeno per un paio di giorni, lo racconto nel mio libro, una storia assurda. Ho vissuto a casa di un attore di Broadway che era claudicante, quindi zoppicava, e l'ironia è che quando uno va in scena a Broadway gli dicono break leg, che in inglese significa proprio che ti rompa una gamba, cioè rompiti una gamba, è come per dire buona fortuna, è come per dire in bocca al lupo. Però la cosa divertente è che lui veramente si è rotto la gamba e ha smesso la sua carriera a Broadway. Una storia incredibile, una storia interessante che racconto nella mia New York, il libro. Un saluto da The Deuce, ragazzi, quando venite qui ricordatevi, questo era il regno della prostituzione di New York, questo era il quartiere a luci rosse, proprio come Amsterdam. Conosco più di un newyorkese che rimpiange quella New York, che rimpiange anche le prostitute nella strada. Questa è la vita, questa è la realtà, ragazzi. Rimanete svegli, ragazzi, che continuo a raccontarvi New York con la mia New York. Gli ultimi episodi sono più brevi, più incisivi, più reali. Un saluto, a fra poco, ragazzi. La mia New York.